La Carrese di San Pardo è un patrimonio di valore, devozione, autentica passione che accomuna i larinesi. L'amministrazione comunale candida a fini turistici i carri del patrimonio culturale dell'UNESCO. Assessore, il comune di Larino ha sposato come amministrazione in pieno questo progetto, questo percorso che vi vede candidare all'UNESCO il vostro bene principale, che è la festa di San Pardo. Quando crede l'amministrazione in questa possibilità? Ma l'amministrazione ci crede tantissimo perché è stata proprio l'amministrazione a promuovere questo progetto. L'idea è partita da qui, abbiamo deciso che il comune di Larino con la millenaria Carrese di San Pardo si fa promotore e coordinatore di questo accordo di rete internazionale che vede coinvolti Italia, Spagna e Venezuela per il momento, però sicuramente ci sarà un ampliamento delle comunità coinvolte, un accordo di rete internazionale appunto che coinvolge feste con cerimoniali simili. Quindi si tratta di processioni, sono tutte processioni lente, con carri trainati da buoi e addobbati riccamente con fiori di carta crespa, come nel caso della Carrese di San Pardo e di altre manifestazioni italiane, con fiori freschi come nel caso della Romeria Andalusa e nel caso invece delle tante manifestazioni che si svolgono in Venezuela per Sant'Isidro Labrador, addobbati riccamente con vegetali e frutta. L'obiettivo è quello di creare una rete di cooperazione tra tutte queste comunità che hanno manifestato il loro consenso informato e che ci hanno inviato appunto dei messaggi, videomessaggi, dove appunto sposano appieno questo progetto che abbiamo proposto. Da dove nascono le carresi, non solo di Larino, ma nel centro-sud dell'Italia e quindi anche del Molise? Sono tradizioni che provengono dal mondo contadino? Sì, sono tradizioni che provengono dal mondo contadino e in particolare queste che noi candidiamo sono tutte manifestazioni legate alle stagioni primaverili. Quindi si tratta, come dicevo, di processioni religiose che attraversano aree rurali e non rurali, caratterizzate da forme espressive e devozionali simili. Fede, devozione, appunto, passione, ma c'è tanta creatività nella Carrese di Larino. Tanta creatività, tanto impegno, tanto lavoro e tanta passione. Questa festa devo veramente ringraziare tutti i carrieri che hanno sposato questo progetto e che ogni anno lavorano per mesi per realizzare i carri, i fiori di carta crespa, perché ogni carro, pensate, ha 800 fiori e ci vogliono almeno 2 mesi di lavoro. I fiori sono fatti dalle donne del posto, senza tralasciare poi tutto il lavoro di doma. E poi i 3 giorni comunque di festa che sono comunque impegnativi per i carrieri.